2008 viene creata una nuova società il cui obiettivo è organizzare il mondo dell'informazione e renderlo universalmente accessibile e utilizzabile. Si prevede che l'obiettivo verrà raggiunto tra 300 anni. Le imprese di successo cominciano con obiettivi molto audaci e non vi è dubbio che l'intento di Google di organizzare il mondo dell'informazione e renderlo utilizzabile sia audace. Abbiamo iniziato con il web, ma non crediamo che la nostra missione si limiti solo a esso. Crediamo davvero che debba interessarsi del modo in cui comunichiamo, perché ci sono molte novità. Google inizia come un semplice motore di ricerca, ma oggi, con applicazioni come Android, Chrome, Wave, Picasa, Google Apps, YouTube, Google Ocean e adesso anche con il suo smartphone, è diventato una vera e propria potenza di Internet. Questo tsunami tecnologico è alimentato quasi quotidianamente dai team di sviluppatori distribuiti in tutto il mondo. Nel corso del processo, Google è diventato una specie di aspirapolvere mondiale di dati digitali. Gestisce quotidianamente 20 petabyte di dati, equivalenti a 130 miliardi di fotografie o a 5 miliardi di canzoni su un iPod. Gestisce anche più di un miliardo di ricerche al giorno, ricerche che lasciano una traccia digitale di ogni persona che visita il sito. Una delle cose interessanti del motore di ricerca di Google è che in realtà è un database di intenzioni. È un'incredibile raccolta di ciò che pensi in ogni determinato momento, che si basa su cosa stai cercando e ciò che scrivi nelle email. Qualsiasi istituzione che ha accesso a tutto ciò può avere potere su di te o, potenzialmente, influenzarti sfavorevolmente. Sai cosa potrebbe essere? I fondatori di Google sono Sergey Brin e Larry Page. La gente accede a Google da ogni parte del mondo. Wow, ok. Appena l'ho visto non avevo capito cosa fosse. Ma questo mi ha aiutato a capirlo. È quello che abbiamo in ufficio. Funziona in tempo reale e ciascuno di quei punti che salgono rappresenta circa 20-30 ricerche. Il loro obiettivo finale è trasformare Google in un'entità onnisciente. In questa sessione dovremmo parlare del futuro, quindi ho pensato che ne dovrei parlare almeno un po'. Per fare un buon lavoro nelle ricerche bisogna essere intelligenti. In realtà il massimo in fatto di motori di ricerca sarebbe l'intelligenza artificiale, ed è una cosa su cui stiamo lavorando. In un certo senso è ironico che per promuovere questo benevolo messaggio usino un'immagine di HAL, il computer difettoso del film 2001 Odissea nello spazio. In parte vogliamo rendere il mondo un posto migliore. If I ruled the world, every day would be the first day of spring. In poco più di 10 anni, Google diventa uno dei protagonisti più importanti e anticonvenzionali di Silicon Valley. In questo periodo cerca di darsi l'immagine di una grande ma benigna presenza, eppure la percezione dell'opinione pubblica pian piano cambia. Quando Google inizia a digitalizzare milioni di libri, autori ed editori non rispondono con grida di giubilo, ma con azioni legali, ipotizzando violazioni dei diritti d'autore. Poco dopo il lancio di Google News, Google diventa il bersaglio della condanna della stampa, che l'accusa di distruggere il proprio mercato pubblicitario e di essere responsabile del crollo delle vendite. Inoltre, le industrie musicali e televisive vedono in YouTube di Google un competitore pericoloso che mette a repentaglio i loro metodi tradizionali di fare denaro. E quando Google inizia a fotografare le strade, provoca lo sdegno dei difensori della privacy. Ogni volta o ovunque Google si espanda, la reazione sembra essere sempre scompiglio e agitazione. E qualunque controversia sollevi, Google torna al motto societario nato dall'avversione di uno dei suoi primi dipendenti per il linguaggio aziendale. Venendo dalla Intel, avevo in mente di non voler lavorare per una grande azienda. Ero interessato a qualcosa di un po' più provocatorio e stimolante, forse per rendere la vita un po' difficile alla gente. Così, mentre stavo lì seduto in riunione, stavo cercando di pensare a qualcosa che potesse essere interessante e mi è venuto in mente non fare del male. Quando sono entrato ho pensato che si trattasse di uno scherzo, di una modalità di fare marketing interno all'azienda.
Poi un giorno, non lo dimenticherò mai, stavamo facendo una discussione sulla pubblicità e uno degli ingegneri di nome Ron ha battuto il pugno sul tavolo dicendo: «Questo è male». E all'improvviso la conversazione si è fermata. È stato come se tutti intorno al tavolo avessero fatto un salto e si fossero nascosti. Inaspettatamente la conversazione si è focalizzata sul fatto se quel particolare cambiamento fosse positivo o negativo per i clienti. Alla fine non abbiamo fatto il cambiamento per quella ragione. Non è un brutto motto, ma è fuori luogo, perché diventa sempre più difficile dire che uno non fa del male quando si pensa alla portata delle diverse attività nelle quali sono coinvolti i service provider. Non si tratta più soltanto di ricerche. Il motore di ricerca Google nasce in quel vivaio di innovazione tecnologica che è il Dipartimento di Informatica della Stanford University. Larry Page e Sergey Brin si incontrano come dottorandi nel 1995. Hanno molto in comune. Entrambi hanno il padre professore universitario e la madre scienziata. Entrambi sono nati nel 1973. Entrambi sono cresciuti con i computer e amano qualsiasi cosa vi abbia a che fare. Il nostro programma di specializzazione è molto selettivo, ma il primo giorno che li ho visti non ho certo pensato che fossero le persone più intelligenti del mondo. Héctor García Molina è uno dei docenti che ha seguito Sergey Brin nel suo lavoro su alcuni problemi di estrazione dati. La cosa che colpiva di Sergey era l'età. Quando l'ho conosciuto per il suo dottorato di ricerca aveva 19 anni. Ciò che colpiva era che nonostante la sua giovane età avesse molte conoscenze, inoltre era davvero intelligente. Sergey Brin, nato in Russia, è il ragazzo prodigio della matematica che ama il nuoto e la ginnastica. Larry Page è l'inventore che cerca di cambiare il mondo. A un certo punto, non so esattamente quando, hanno cominciato a lavorare insieme sul motore di ricerca. Creano il loro primo motore di ricerca utilizzando componenti di computer commerciali, alcuni dei quali presi in prestito dall'università. Dopo aver prosciugato le loro carte di credito, trovano alcune soluzioni ingegnose alle loro limitate finanze. Larry ha scoperto di poter risparmiare comprando singolarmente i dischi senza i contenitori. Così hanno costruito una loro macchina con più memoria per la stessa quantità di soldi. Con una struttura in castro, simile a quelle costruite con i mattoncini assemblabili per i bambini, e il loro algoritmo segreto che chiamano BackRub, mettono insieme un nuovo rivoluzionario motore di ricerca. Si vedeva subito che l'ordinamento delle pagine era decisamente migliore di quello che forniva AltaVista. A metà degli anni 90, AltaVista, come la maggior parte dei motori di ricerca, esamina solo il testo, collocando i risultati sulla base del numero di volte che compare una parola chiave. Il motore di ricerca di Larry e Sergey è molto più sofisticato, con un algoritmo matematico che esamina il numero di link verso e da siti internet. Più sono i link, più si viene collocati in alto nei risultati. La prima ricerca che ho fatto su Google è stata tasso di cambio canadese e mi ha dato esattamente le informazioni che mi servivano sul tasso di cambio canadese. Ed ero, odio la parola entusiasta, ma ero entusiasta all'idea di poter trovare quello che mi serviva così rapidamente. Credo che avessero capito che lavorarci nell'ambito di un progetto di ricerca non dava loro le possibilità di cui avevano bisogno. E si dissero: andiamocene, facciamo una società, poi possiamo tornare e finire il progetto di ricerca. Larry e Sergey si preparano a lasciare Stanford per mettere sulla loro azienda un motore di ricerca che viene registrato come Google per un errore di trascrizione di un termine matematico che si riferisce al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri. Nel frattempo continuano a partecipare al programma di scienze informatiche. Hanno presentato un lavoro su un motore di ricerca e naturalmente, dato il mio interesse, volevo farne parte. Google ha il suo primo impiegato, Craig Silverstein, un collega nel programma di specializzazione. All'inizio eravamo in tre e pensavamo che saremmo rimasti in tre per sempre. La compatibilità culturale era molto importante per noi. Ci sono state persone che non abbiamo assunto, anche se sembravano qualificate dal punto di vista tecnico, solo perché non avevano il carattere adatto per lavorare bene con noi. I tre studenti di Stanford aprono il quartier generale della loro società in quello che è uno stereotipo della Silicon Valley, un garage. La società comincia a espandersi. Sono entrato nel gennaio del 1999, qualche mese dopo gli inizi. A quel tempo in azienda c'erano quattro persone, inclusi Larry e Sergey, e avevano affittato metà della casa di una persona che viveva ancora lì e che ora è un vicepresidente di Google.
Tutti lavoravano al computer negli uffici, o camere da letto, se vogliamo. Il garage era incluso. Credo che lì ci fosse la stampante e un tavolo da ping pong. Ma l'azienda nel suo complesso non stava nel garage. Abbiamo realizzato tutto partendo da un garage. E io mi sono impegnato molto. Magari era solo un giorno al mese, o uno ogni due mesi. Ma ho fatto in modo che ogni tanto andassimo a lavorare un po' lì. Così, per la cronaca, siamo nati in un garage. Quando Google diventa troppo grande per il garage, trasloca il quartier generale della società in normali spazi per uffici a Palo Alto. Stavamo a Palo Alto, che era una città di ristoranti. Il mio obiettivo era di andare insieme in un ristorante diverso ogni sera. Andavamo sempre a cena e a pranzo fuori. La società si espande rapidamente e presto si sposta di nuovo, questa volta in una località con pochi ristoranti nelle vicinanze. Larry e Sergey decidono che avere una cucina propria con relativo cuoco sia più efficiente e meno dispendioso. Il cuoco scelto ha al suo attivo un periodo di lavoro per i Grateful Dead. All'inizio mi hanno offerto dei dividendi e io ero molto riluttante. Ho detto a mio padre che questa gente voleva che gli dessi dei soldi per dei dividendi di una società che non era neanche pubblica. E lui mi ha detto, è una truffa, non fidarti, non dargli neanche un centesimo. A differenza degli altri siti di motori di ricerca, la home page di Google è chiara e funzionale, senza fastidiosi banner pubblicitari e pop-up. Larry Page e Sergey Brin osservano il loro motore di ricerca Google diventare sempre più famoso. Questo però non si traduce ancora in profitti e loro non hanno un piano commerciale fattibile per rendere Google remunerativo. La maggior parte è così. I fondatori avevano deciso di non inserire pubblicità il più a lungo possibile. Io però credo che la svolta sia stata l'idea di inserire annunci pubblicitari di solo testo, senza immagini in movimento o cose che potevano distrarre. Basandosi sulle ricerche effettuate, Google comincia a fornire semplici annunci pubblicitari su cui poter cliccare. Così, nell'ottobre del 2000, Google si imbarca in una nuova attività, la pubblicità online. I soldi iniziano ad arrivare quasi immediatamente e Larry e Sergey ricevono sempre maggiori richieste dai loro coraggiosi investitori. Desiderano trovare un direttore generale esperto. Larry e Sergey scelgono un navigato veterano del mondo informatico, Eric Schmidt, che ha gestito con successo l'azienda produttrice di software Novell e prima ancora ha lavorato per la Sun Microsystems. Ma forse la cosa più importante per i fondatori è la comune formazione come ingegneri informatici unita a un forte spirito imprenditoriale. Google ha deciso di tenere conto della creatività dei singoli all'interno dell'azienda. Spesso abbiamo un'idea, ma non abbiamo il tempo di lavorarci su. Così abbiamo inventato un concetto chiamato 20% orario, per cui ogni tecnico dell'azienda, e noi lo incoraggiamo a farlo, dovrebbe passare il 20% dell'orario lavorativo su cose che ritiene interessanti, non che noi troviamo interessanti. Il dipendente numero 23, Paul Bucket, l'ideatore del motto non fare del male, è anche l'ingegnere che in un solo giorno elabora Gmail, un programma di posta elettronica per gli utilizzatori di Google. All'inizio ci sono state molte obiezioni al progetto di Gmail e una delle più grosse era che con la posta elettronica non ci fosse modo di fare soldi. Così c'è stata questa idea di fare della pubblicità mirata. Per esempio, se si riceve un'email per una gita sciistica, le si potrebbe abbinare una pubblicità per l'equipaggiamento da sci. Decide così di provare a scrivere qualche codice per vedere se i computer di Google riescono a esplorare i messaggi Gmail e a tirare fuori una pubblicità adatta. Quando sono arrivato il giorno dopo erano tutti piuttosto agitati, non solo in senso positivo. Alcuni pensavano che fosse un'idea spaventosa. Quello che ricordo delle riunioni, che si sono svolte lungo l'arco di un anno, è il continuo dibattito sul genere di caratteristiche, se la pubblicità avesse funzionato, eccetera. Alla fine abbiamo deciso di provare e il 1 aprile abbiamo lanciato Gmail. Per lo più è stata vista come una sciocchezza. Nel 2004 gli introiti della pubblicità mirata di Gmail, che si aggiungono ai consuntivi in continua crescita di Google, dimostrano che l'idea non è una sciocchezza. Google si trasforma in una miniera d'oro pubblicitaria. Se parliamo di pubblicità, l'offerta pubblica iniziale di Google è stata pubblicizzata più di quanto sia mai avvenuto prima. Quando Google si prepara per la sua offerta pubblica iniziale di titoli, deve svelare un segreto ben custodito.
di avere redditi e profitti incredibilmente alti. Questo coglie di sorpresa la maggior parte degli osservatori finanziari e rende i certificati azionari di Google molto appetibili. Così, il 19 agosto 2004, la prima giornata di scambio dei titoli di Google vede la creazione di centinaia di nuovi milionari. Quei primi investitori e i primi dipendenti di Google hanno trovato una vera miniera d'oro. Per chi entra in un'azienda per soldi, un'offerta pubblica iniziale è un buon affare. Ricevi un'offerta pubblica. A quel punto i tuoi sogni si sono realizzati. Me la cavo, sto bene. La maggior parte della gente mi considererebbe ricco. Anche io mi considero ricco. A quel punto Larry e Sergey sono molto più che ricchi. Gli ci sono voluti solo 6 anni per diventare miliardari. Google diventa uno dei maggiori motori di ricerca del mondo. Entra persino nei dizionari come verbo. Google, come strumento tecnologico, entra a far parte della cultura popolare. La percezione che i giovani hanno di Google come un incrocio tra una casa dello studente e un paradiso per i fanatici di Internet si tramuta in più di 1 milione di richieste di assunzione all'anno. Entri in Google e senti veramente che tutti sanno quello che stanno facendo e che lo sanno meglio di te. Quindi cosa serve per diventare uno dei pochi eletti, per diventare un Googler? Il Googleplex, come viene chiamato dai Googler che vi risiedono, è fatto apposta per farli sentire i migliori e i più in gamba. Questi meritano i pasti omaggio, il servizio di massaggi sovvenzionato, la lavanderia gratuita e il barbiere su ruote. Credo che Larry e Sergey siano stati davvero intelligenti. Una delle cose migliori che hanno fatto è stata quella di fare in modo di essere circondati dalle persone più in gamba che potessero trovare. Google riceve più di 1 milione di richieste di assunzione all'anno. Per entrare tra le file dei 20.000 Googler sparsi in tutto il mondo, però, bisogna passare attraverso una sfibrante serie di test e colloqui. Prima di arrivare a Google, Rajin Seth, un altro laureato in informatica alla Stanford, ha lavorato in varie aziende high-tech. Ho fatto circa 10 o 15 colloqui. L'ultimo è stato con Larry. Un giorno sono arrivato e mi sono ritrovato seduto nell'ufficio di Larry Page per fare un colloquio con lui. Mi ha fatto un sacco di domande difficili. Non sapevo come ero andato, ma evidentemente devo essergli piaciuto abbastanza da spingerli a decidere di farmi un'offerta. I dipendenti più apprezzati di Google, appena dopo gli ingegneri informatici, sono le nuove figure professionali chiamate APM o Associate Product Manager. Google ha assunto persone con la mia posizione, Associate Product Manager freschi di laurea. Lo scopo principale era di coltivare questi futuri product manager come me, perché agissero come Google voleva. Per lo più giovani e appena laureati con punteggi incredibilmente alti, all'inizio della carriera vengono date loro enormi responsabilità e autorità. Adesso non gli diamo una grande priorità perché non crediamo possa sostituire la pagina d'avvio dal primo giorno. Tra i recenti assunti come APM vi è un canadese, Jeff Harris. Il lavoro che sto facendo, Associate Product Manager, è pensato per persone che hanno una formazione tecnica, ma a cui non vengono necessariamente date da fare codifiche di giorno in giorno. In sostanza il mio lavoro è di comunicare con gli ingegneri che sviluppano codici e assicurarmi che tutti lavorino insieme verso lo stesso obiettivo. Ho appena compiuto 22 anni. Credo che la sorpresa più grande che ho avuto lavorando a Google sia l'apertura che vi è per tutto quello che facciamo. Posso cercare nel nostro sito interno e vedere i dettagli di ogni singolo progetto. Da un punto di vista organizzativo, è fantastico. Anche se probabilmente Google è molto trasparente al suo interno, come molte delle altre grandi aziende della Silicon Valley, è molto suscettibile rispetto a quello che può essere riferito a estranei, che siano codici sui monitor o gli scarabocchi sulle lavagne bianche che sembrano essere ovunque.
Crediamo nell'utilità di avere lavagne bianche dappertutto e la ragione è di stimolare la creatività. Ci si può disegnare, comunicare idee, lavorarci sopra con altre persone. E un connettore qui. C'è la possibilità di pubblicare in modo programmatico il comunicato nello stesso momento? Sì, tanti tirano fuori il cellulare e scattano una foto della lavagna per diffonderla con la posta elettronica che finisce per far parte degli appunti per la riunione. Oltre ad avere lavagne e chioschi alimentari ovunque, l'altra caratteristica che colpisce degli uffici di Google è l'assenza di carta. Lavoriamo molto senza carta. Qui a Google la gente ha i computer portatili e quindi se li porta dietro alle riunioni. Molti degli appunti vengono presi in modo elettronico, così da poter essere istantaneamente condivisi. L'insaziabile appetito per la novità e l'innovazione che abbraccia un ampio spettro di tecnologie significa che Google è sempre in cerca di prede. Naturalmente non tutto viene inventato a Google. Abbiamo anche dei team che vanno alla ricerca di buone tecnologie in piccole aziende, che possiamo comprare e che trarrebbero vantaggio dalla struttura di Google. Con l'abbondanza di liquidi e azioni a sua disposizione, Google è in grado di comprare le aziende che suscitano il suo interesse. È così che YouTube diventa un prodotto Google, così come Google Earth e Picasa e un'applicazione per la scrittura di testo online chiamato Writely. Era un programma di videoscrittura all'interno del browser. Vi accedi come su un normale sito web e funziona bene. Google l'ha notato perché ne ha parlato la stampa. Google compra Writely. La mia esperienza è stata un po' come quella di un ragazzino che faceva andare delle barchette di carta su un ruscello. Ed è come se Daddy Warbucks mi avesse detto: è fantastico, ecco delle piastre d'acciaio e dei saldatori ad arco. Costruiscimi un battaglione di navi da guerra. Writely viene integrato in Google Documenti, un'applicazione che trasferisce i dati dal personal computer ai server di Google. È un po' strano. Adesso sono un 42enne con i capelli bianchi. Non sono tanto vecchio. Ma qui c'è il mio 90° percentile o qualcosa del genere. Non so cosa sia. Non mi dà fastidio. È interessante. Credo che chiunque arrivi a un punto della sua carriera in cui le cose iniziano a sembrare ovvie. La cultura tecnica che c'è qui non mi dà fastidio, non mi intimidisce. Io sono molto produttivo e accanito quando faccio andare i codici e hanno tutti paura di me, così non mi disturbano. Quando hanno fondato la società io non c'ero, ma so che la concezione dei fondatori è che volevano avere la prospettiva di un ingegnere. Abbiamo molte persone. Da questa prospettiva l'efficienza è la principale direttiva degli ingegneri. Sì, insomma, se si apre un documento di testo in Gmail dà errore. La maggior parte dei team fa una riunione in piedi ogni mattina. È molto breve, circa 10 minuti. Ognuno non dovrebbe parlare per più di un minuto. Ho continuato il test. La matita è la conchiglia del Signore delle Mosche, ve lo ricordate? Chi ha la matita parla. Ecco perché una riunione è molto efficiente e dura solo 5 minuti. Un'altra riunione dove i membri del team di Google Documenti discutono i problemi è la camminata settimanale Writely. Penso che sia interessante tentare di fare grandi cose per cambiare il mondo. È questo quello che mi piace dello stare a Google. Vogliamo cambiare il mondo. Cosa c'è che non va nei tagli dell'algoritmo? L'inizio e la fine sono stati tagliati. Non è stato testato. Bene, no, va bene. Hai a che fare con decine di milioni di utenti, con grandi centri dati, grandi macchine, grande progettazione. È appassionante. Per i fanatici del computer, il divertimento comincia nel 1976 in un garage della Silicon Valley, quando due studenti che abbandonano l'università fondano un'azienda chiamata Apple e danno il via alla rivoluzione del personal computer. La potenza del computer desktop, lanciata in milioni di case e uffici in tutto il mondo, cambia ogni cosa. Ma ora, dopo essersi insinuato nelle nostre vite per più di un quarto di secolo, il PC ha perso molto del suo lustro. Google mira a dare il via a un'altra rivoluzione, eliminando la necessità del desktop. Vuole mettere più dati possibili sui suoi stessi server.
Una delle cose che credo non siano state tenute nella giusta considerazione è che sin dai primi tempi, compreso il periodo a Stanford, loro sono stati bravi a minimizzare i costi dell'allestimento di un sistema informatico e hanno portato avanti quella capacità per ottenere un'enorme potenza computazionale a costi relativamente bassi. Fin dall'inizio, Google fa sua la priorità di produrre nel modo più economico possibile tutti i suoi server e le strutture di memoria per gestire il suo enorme motore di ricerca e i login a Internet. E dato che Internet cresce, allo stesso modo cresce la necessità di capacità computazionale. Google costruisce grandi centri dati, usiamo componenti di personal computer e costruiamo molti sistemi specializzati per trattare le dimensioni richieste. Le dimensioni sono l'essenza di Google, che non solo ha accesso a una potenza computazionale quasi illimitata, ma, aspetto forse ancor più importante, ha accumulato un'enorme quantità di dati. Dati che possono essere utilizzati per verifiche su una scala mai vista prima dalla maggior parte degli ingegneri informatici. Io e i miei colleghi stavamo buttando giù delle idee e stavamo parlando di quello che successivamente sarebbe diventato simile a Google Bookmarks. Abbiamo fatto qualche calcolo e concluso che si sarebbe trattato di circa 4 petabyte di dati, non sembra male. Quella frase, 4 petabyte di dati, non sembra male, è un'affermazione che prima mi avrebbe scioccato. E stavo in Google da un mese. Quegli scioccanti 4 petabyte equivalgono a 4 milioni di gigabyte, numeri così incredibilmente alti da essere quasi impossibili da comprendere per i comuni mortali. Mentre la memoria aumenta di capacità e scende di prezzo, Google si sposta verso una cosa chiamata cloud computing. L'idea dietro il cloud computing è di proseguire mettendo tutto su un server dove viene gestito da professionisti. Il problema oggi è che si ha tutto sul proprio computer, se ti cade si rompe, viene cancellato ed è un disastro. Perché non mettere tutto ciò che è importante da qualche altra parte, tenendolo al sicuro e sotto il proprio controllo, disponibile a ogni tua richiesta, su qualsiasi dispositivo e dovunque ci si trovi? Lo spostamento on the cloud inaugura una rivoluzione nel nostro modo di comunicare, di lavorare, giocare e in realtà di vivere. La gente si domanda cosa può succedere a delle informazioni personali, ai propri dati bancari, sanitari, quelli che non controlliamo, che stanno da qualche altra parte. È necessario fidarsi di chi le ha, che non ci faccia qualcosa che io non vorrei facesse. Lo spostamento on the cloud apre una porta ai governi e alle aziende che possono così accedere segretamente ai dati che ci riguardano? Se i dati di tutti vengono spostati in cloud o nuvole di computer, dove si trovano queste nuvole? Una è atterrata ai piedi dei monti Blue Ridge, nel North Carolina. Un tempo questa era la zona di produzione di mobili più importante d'America. Poi negli anni 90 la manodopera a basso costo d'oltreoceano ha sottratto le commesse, lasciando un'economia devastata e una grande quantità di energia elettrica in eccesso. Il caso vuole che i centri dati computerizzati per far funzionare i server e raffreddare le grandi quantità d'acqua usate per la refrigerazione siano voraci utilizzatori di energia elettrica. La città di Lanor ha abbondanza di entrambe. Così nel 2005 Google arriva, anche se avvolto nella segretezza. Dal punto di vista di Google, almeno per quanto ho capito io, la corsa per costruire questi centri dati è così sfrenata e le informazioni così riservate che non volevano che qualcuno dei loro concorrenti avesse sentore di ciò che stavano facendo. T.J. Rohr è un avvocato e membro del Consiglio Comunale di Lanor, coinvolto nella negoziazione a porte chiuse con Google. Ci hanno dato delle informazioni che non potevamo rivelare a nessun altro. Google ha decisamente un atteggiamento tipo con noi o niente, queste sono le condizioni che offriamo, prendere o lasciare. I funzionari statali e locali disperati sono più che disponibili a raggiungere un accordo che potrebbe portare Google in questo paese distrutto. Offrono a Google 30 anni di esenzione dalle tasse sulla proprietà e gli impianti. Era un valore stimato di 165 milioni di dollari per un periodo di 30 anni.
Da questi depositi digitali, che si stima costino 600 milioni di dollari l'uno, scorre il flusso dei dati. Qui ci sono le email, le fotografie, la musica, i video, le mappe e le ricerche che fanno di Google una potenza della raccolta dati. Google non rende noto quanti impianti di server gestisca a livello mondiale, ma si dice che ve ne siano circa 35 in tutto il mondo, tutti connessi tra loro e saldamente piazzati a terra. Ma le cose potrebbero cambiare. Google ha presentato un brevetto per costruire centri dati in mare aperto, alimentati con le ultime tecnologie in fatto di sfruttamento del moto ondoso. I server di Google sarebbero sistemati su chiatte. La convinzione è che i server marini siano molto più economici da gestire e lì certamente non vi sarebbero tasse immobiliari o sulla proprietà da pagare. Il modello operativo deve essere ancora realizzato, ma Google è un'azienda che, quando si tratta di tecnologia all'avanguardia, ama muoversi velocemente. Tuttavia, quando si è trattato di aprire un ufficio in Cina, Google ha preso tempo. La crescita dell'uso di Internet in Cina è sbalorditiva. Nel 2009 gli utenti di Internet cinesi sono stati più dell'intera popolazione degli Stati Uniti. È un mercato che sta esplodendo, reso ancora più complesso da un governo che applica la censura. Eravamo in ritardo quando siamo arrivati in Cina perché eravamo preoccupati per alcune loro leggi sul contenuto. Per aprire un ufficio in Cina, Google deve accettare di bloccare alcuni siti nei suoi risultati di ricerca. È il governo cinese che decide chi supera il firewall del paese. Per gestire Google in Cina, si affidano a Kai-Fu Lee, un dirigente di Microsoft che tempo prima è stato il responsabile delle loro operazioni in Cina. Nel 2005 Kai-Fu Lee si è trovato nel ruolo di Noogler, come sono chiamati i nuovi Googler. Quando sono entrato a Google, ho usato la parola shock per descrivere quello che ho provato. Credo che sia stata una combinazione di cose, una combinazione dei valori di Google e di quanto questa azienda sia giovane e vivace. Il mio obiettivo è quello di rendere la cultura della sede di Google Cina il più simile possibile a quella di Google a Mountain View. Renderli esattamente uguali è impossibile perché la cultura cinese e quella americana sono molto diverse. Niente separa di più queste due culture dell'utente di Internet. In Cina l'utente medio di Internet ha 25 anni contro i 42 di quello degli Stati Uniti. Quindi la differenza è sostanziale e anche le modalità di utilizzo sono diverse. Gli utenti cinesi, dato che sono più giovani, tendono a preferire lo svago, i giochi, la musica e i video, alle ricerche e al commercio elettronico. Analogamente, quando usano Internet, tendono a volere cose molto più animate, piuttosto che interfacce utente più semplici. Gli Internet Café sono pieni di giovani, molti dei quali si trovano qui perché a casa sarebbe loro proibito fare questi giochi e vedere questi filmati. Quello che non sembra proibito né qui né a casa è scaricare musica pirata. Abbiamo notato che la maggior parte degli utenti cinesi di Internet scarica abusivamente tramite altri motori di ricerca. È diventata un'abitudine e credo che la maggior parte degli utenti pensi che sia un loro diritto. Quindi i nostri sforzi per stabilire un pagamento per il download o persino un servizio a sottoscrizione sono terminati con una conclusione: non prenderà mai piede. Un ingegnere di Google e un product manager hanno usato il 20% del loro orario di lavoro per architettare Google Music, dove si potrà scaricare musica gratuitamente con il consenso delle maggiori etichette discografiche. Speriamo di aver trovato una formula non solo di successo, ma anche redditizia per le etichette discografiche, per i nostri partner e per noi. Mentre il governo cinese sembra tollerare il download illegale di musica, mostra meno pazienza verso Google e lo ha accusato recentemente di diffondere la pornografia. Google è registrata in Cina, quindi dobbiamo rispettare le leggi cinesi. Qualunque legge? I nostri dipendenti sono cittadini cinesi, dovranno rispettare le leggi cinesi in qualunque posto di lavoro.
Rispettare le leggi cinesi vuol dire che le ricerche su Google effettuate all'interno del territorio cinese su argomenti come Falun Gong, indipendenza del Tibet o la protesta di piazza Tiananmen producono risultati piuttosto diversi da quelle svolte da terminali fuori dalla Cina. Ed è così che sono andate le cose per 4 anni. Ma poi, nel gennaio del 2010, Google annuncia che avrebbe smesso di censurare i suoi risultati di ricerca a causa di un grave attacco informatico proveniente dalla Cina ai danni della sua proprietà intellettuale e degli account Gmail di attivisti cinesi per i diritti umani. Mentre la Cina insiste che le sue leggi devono essere rispettate, Google avverte che se il confronto con il governo cinese per il funzionamento di un motore di ricerca non filtrato si dimostrerà infruttuoso, potrebbe interrompere le proprie attività in Cina. Non vi sono stati confronti invece con il governo degli Stati Uniti, quando poco dopo l'11 settembre 2001 questo ha approvato una legislazione che gli accorda un ampio potere di sorveglianza, consentendogli un accesso senza precedenti ai dati digitali degli utenti. Questi poteri ora sono piuttosto ampi. Spaziano dalla possibilità di accedere ai resoconti bancari delle persone e ai dati sulle loro comunicazioni, fino a consentire di scrivere una lettera a qualsiasi detentore di dati, chiedendogli di rivelare le informazioni in suo possesso su una persona qualunque senza farglielo sapere. Esatto, senza che nessuno lo venga a sapere. Questa è l'idea di una lettera per la sicurezza nazionale. All'EPIC, Electronic Privacy Information Center di Washington, il direttore Mark Rotenberg è preoccupato per le nuove informazioni digitali che si stanno spostando negli impianti di server on the cloud. Non sto dicendo che il governo non dovrebbe accedere a quelle informazioni in circostanze particolari. In realtà, in certi casi, questo è molto importante per portare avanti indagini su crimini e illeciti. Ma sono necessarie supervisioni, senso di responsabilità, trasparenza. Il problema con il cloud computing è che renderà molto più facile al governo attuare questo genere di sorveglianza segretamente, senza che le persone sappiano che le loro informazioni personali e i loro resoconti commerciali siano stati controllati. Ho chiesto ai responsabili di Google di fare delle semplici statistiche su quanti mandati di comparizione e ingiunzioni ricevono ogni mese, senza bisogno di dire altro, soltanto un numero. Quanti ne ricevete? Ma questo suggerimento non gli è piaciuto e l'hanno subito rifiutato. Il rullo compressore di Google continua ad andare avanti, digitalizzando tutto quello che trova sul suo cammino e raccoglie nuove adesioni. La città di Washington ha scelto di abbandonare Microsoft Office e di passare a un insieme di applicazioni Google. L'offerta di Google di una vita on the cloud più economica, sicura e collaborativa si è dimostrata troppo seducente per essere respinta. La questione della fiducia è centrale per il nostro marchio. Se Google dovesse violare la fiducia di qualcuno, la stampa ci annienterebbe, la gente ci negherebbe le informazioni, smetterebbe di fare ricerche, i nostri profitti calerebbero. Sarebbe una cosa terribile per la nostra azienda e per loro. Quindi prendiamo la cosa molto seriamente. Alcune persone non hanno fiducia in questo altruismo naif e nel fatto che noi stiamo davvero cercando di creare prodotti per migliorare la vita degli utenti. Intravedono una specie di programma per il quale stiamo cercando di controllare il mondo, cose del genere. Che posso dire? Abbiamo una formazione universitaria, non pensiamo in questo modo. Ma Google deve anche preoccuparsi di un gruppo di giovani venuti dal niente, pronti a cambiare il mondo dei motori di ricerca, che scarta il modello originale di Google di un motore di ricerca che macina dati e affronta la questione delle ricerche da un'altra prospettiva. Utilizzano la forza di quella che viene chiamata la saggezza degli amici. Credo che qui sia dove si definiranno i prossimi anni della realtà di Internet e del mondo. Come mai alcuni dei principali sostenitori dei motori di ricerca collaborativi sono ex Googler pronti a sfidare i loro vecchi datori di lavoro? Con quasi 20.000 dipendenti in tutto il mondo, Google sta cominciando a vedere alcuni dei suoi primi dipendenti andarsene verso quella che considerano la prossima svolta. In un quartiere di San Francisco è nata una nuova azienda internet ricca del DNA di Google. Diversi dei suoi fondatori sono ex Googler, però la loro compagnia, la Aardvark, vuole andare oltre Google e trasformare il mondo delle ricerche sul web.
Ci piace chiamarlo social search o motore di ricerca collaborativo. Si basa sul concetto di cercare la persona giusta per un dato momento. Non per sapere la sua biografia, ma per interagire, perché sa qualcosa che ti può essere d'aiuto in un momento specifico. A volte la soluzione non è scritta su una pagina web, ma qualcuno può comunque saperla. Tutti noi usiamo i social network. In pratica, Aardvark è un servizio che ti aiuta a usarli. Appena oltre la superstrada, in un insignificante centro commerciale e industriale della Silicon Valley, ecco un'altra nuova azienda che si occupa di social network, con la sua dose di notevoli ex Google, compreso Paul Bucket, noto o tristemente noto, per aver coniato il motto di Google «Non fare del male». La loro minuscola azienda, chiamata FriendFeed, sviluppa un nuovo servizio di social network per condividere e tenere traccia di ciò che gli amici ascoltano, leggono e pubblicano sul web. Nessuno di noi sa veramente cosa succederà. Eppure trovo che per molti versi questo faccia parte del piacere di costituire una nuova azienda. In una grossa compagnia posso prevedere abbastanza facilmente che succederà l'anno prossimo. In una che è solo agli inizi non ne ha idea. Google tiene d'occhio FriendFeed per una possibile acquisizione, ma prima che questa raggiunga il suo secondo anno di vita, viene inghiottita da quel fenomeno del social network che è Facebook, per una cifra ufficiale di 50 milioni di dollari. Facebook, fondata da uno studente ritiratosi da Harvard nel 2004, ha attraversato una fase di crescita esplosiva. Ora rappresenta una vera sfida per Google e allo stesso tempo attrae un sorprendente numero di ex-Googler. Credo che lasciare Google e scegliere di venire a Facebook dimostri semplicemente quanto io sia convinto dell'importanza della sua missione. Facebook e Twitter sono i social network del momento e hanno compreso che il loro genere di segnalazioni fondate sull'amicizia sono una forma di ricerca molto lontana dai freddi algoritmi di Google. Per la maggior parte delle persone il mondo è fatto di relazioni, riguarda le connessioni con altre persone. Per questo Facebook è il passo successivo nell'evoluzione di ciò che conta da un punto di vista tecnologico. In effetti Google è entrato nel mercato dei social network con Arkad, che benché molto popolare in India e Sud America, non ha avuto un largo seguito tra gli europei e gli americani. Google non è veramente entrato nell'affare del social network e credo che in parte sia dovuto alla personalità dei fondatori. Credo siano ingegneri per cui le chiacchiere con gli amici non sono una priorità. La priorità è ricavare informazioni dal mondo scientifico. C'è sempre stato un pregiudizio sul fatto che questo non sia molto interessante. Naturalmente, quando l'attenzione del mondo si è spostata su Facebook o Twitter, si sono detti di poter fare la stessa cosa da un punto di vista tecnico. Sicuramente è possibile mettere cose simili a Twitter su Gmail e realizzare network simili a Facebook come Orkut. Ma il cuore dell'azienda non è lì, è invece l'informazione. Google è realmente convinta che i dati porteranno incredibili benefici alla società. L'azienda crede strenuamente che troverà modi per utilizzare i dati in maniera da migliorare le nostre vite, per facilitarci, per aiutarci a prendere decisioni in modo più efficiente. Ne sono convinti. Per esempio, nel corso di epidemie influenzali, credono che seguendo le ricerche individuali su cose come la tosse o altre condizioni patologiche, potranno individuare l'influenza. Saranno cioè in grado di stabilire gli interventi e quindi morirà meno gente. Quando Google ha lanciato l'offerta pubblica iniziale, Larry e Sergey hanno scritto personalmente una lettera dove spiegano le loro aspirazioni per il futuro. Google non è un'azienda convenzionale e non intende diventarlo. Con l'obiettivo di raccogliere tutta l'informazione del mondo e renderla accessibile e utilizzabile entro i prossimi 300 anni, Google è andata molto al di là delle ricerche sui siti internet. Che stia fotografando strade o digitalizzando tutti i libri del mondo, trasformando i nostri dispositivi portatili in portali internet, o creando il più grande deposito di filmati video on the cloud, Google rimane un fenomeno tecnologico. Eppure il suo futuro poggia su qualcosa di molto poco scientifico, la fiducia. La fiducia che stia tenendo i nostri dati al sicuro dagli hacker e dalle intrusioni governative. La fiducia nel fatto che non ne facciano un uso improprio e, in definitiva, la fiducia che Google sia all'altezza del suo motto, non fare del male.
happiness that no man could end.